Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostrerò come ho realizzato questi donuts. Sembrano molto molto belli e buoni. Quindi se vi interessa vedere come ho fatto, basta che continuate il video. Un bacione! Ok, ho preso la mia tip, l'ho opacizzata e ora vado a stendere l'F01 di Passionuglie, il Pure White. Vi do il consiglio di usare solo un pennello per il bianco, come per il rosso e il nero. Infatti ho fatto un segno qua con il gel per poter riconoscere il pennello per il color bianco. E vado a stenderlo a smalto su tutta la superficie. Lo metto in lampada per 30 secondi. Ok, a questo punto vado a mettere qua, su questo tappo, i gel che mi serviranno per fare il donuts. Prendo Martinica P07 di Passionuglie, ha questo colore qua. Poi prendo Primizia C88, ha questo colore rosa un po' pastello. Prendo anche un po' di bianco, l'F01, e poi dopo ci servirà anche un po' di nero. Prendo un po' di F16 e poi il Zone Black. Ok, procediamo a decorare. Prendo il pennello liner. Ecco, forse si legge. Liner di Passionuglie, che c'è la setola un po' più grossa rispetto al fine. Super fine, e vado a fare il contorno del mio donuts. Faccio un cerchio. Non deve essere per forza uniforme, anche perché la ciambella non è uniforme, quindi se ci sono delle imperfezioni può andare bene. Ok, fatto un cerchio così. Allora, qua in fondo ci vado a rimettere un pochino di più. Ok. Io ora metto la lampada per 30 secondi. Ok, ora prendo il rosa più chiaro. Primizia e vado a riempire la ciambella lasciando una piccola strisciolina come contorno col rosa più scuro. Quindi non lo vado a coprire del tutto il rosa, ma lascio un pochino. Poi lascio un po' di bianco per il foro della ciambella. Quindi lo disegniamo così. Ok, se volete la ciambella un po' più, diciamo, magra, sottile, fate il foro un po' più grande. Se volete la ciambella bella cicciona, basta che fate il foro un po' più piccolo. Qua invece vado a sfumare un pochino di rosa sopra al rosa scuro. Così. Ok, pulisco il pennello con la salviettina umida. Li vado a sfumare ancora un pochino.
Aggiusto un po' lì dove penso che manca, un pochino qua. Ok. A questo punto la posso mettere in lampada per altri 30 secondi. Ora riprendo questo rosa più scuro e vado a fare tipo un arco qua sopra il rosa chiaro. Faccio il contorno così, potete essere anche un po' sprecisi perché poi alla fine la ciambella è sprecisa, non è uniforme, ve l'ho già detto. Ok, e qua mi alzo ancora un po' di più, faccio un arco un po' così. Quindi qua un po' più sottile e qua mi alzo di più. Ok. Pulisco il pennello e vado un pochino a sfumare così, senza niente. Leggermente. Ora prendo invece una goccia di Ultra Gloss. E vado ulteriormente a sfumare con questo. Qua sottiglia ancora un pochino di più il rosa. E qua invece lo sfumo. Qua mi manca un pochino, lo riaggiungo. Ok, un pochino fatto così. Vado a rimettere ancora un pochino di più di rosa anche qua in fondo. E metto in lampada per 30 secondi. Ora prendo l'82 UV Gel Color di Ale Paznocce. Sarebbe un nero sul trasparente e vado a creare la mia ombra. Ok, metto per qualche secondo in lampada. Ora mischio un pochino di questo prodotto insieme a un pochino di nero per farlo un po' più scuro. Comunque, se non avete questo prodotto, potete anche smischiare un po' di nero insieme a Ultra Gloss o un gloss che avete voi. E vado a dare più profondità con colore più scuro solo vicino alla ciambella. La stessa cosa la faccio anche qua. Posso mettere per qualche secondo in lampada. Ora invece prendo un po' di bianco e lo mischio con l'ultra gloss. E vado a fare un cerchio in mezzo al nostro donut, tutto in mezzo. Diamo un po' di luce sopra alla glassa, proprio al centro. Ok, e ora si può mischiare un pochino così. Pulisco il pennello e vado di nuovo a sfumare. Pulisco il pennello e sfumo ancora un po'.
Ok, così dovrebbe andare bene. Lo metto in lampada per 30 secondi. Bene, a questo punto vado a sigillare. Userò il finish matte di Giuliana Nails. La ciambella è bella anche già così, però io voglio metterci un po' di zuccherini sopra. Metto per un minutino dentro, sgrasso il tutto. Ora prendo il mio set di impasta, sarebbe quella classica. Vado a prendere il bianco, white raffinato, poi l'azzurro, azzurro blu, il giallo, yellow corn e il magenta. Ok, li vado a mettere tutti sopra questo bel tappino bianco. Metto un po' di bianco, poi metto altro bianco, così uno, due, tre. E basta, sì, tre. Aggiungiamo un pochino di più. Poi prendo il giallo. Prendo un po' di prodotto e lo mischio insieme al bianco. Così lo faccio diventare un colore pastello. La stessa cosa faccio con l'azzurro blu. Ne va presa di meno, proprio poco a poco. E infine prendo il magenta. Se servirà ne rifaccio altro. Per ora penso che mi basti. Ora prendo il pennello di EMI 5/0. Sarebbe il bianco sintetica e vado a disegnare tipo dei bastoncini, i zucchierini, quindi delle lineette. Con questo pennello mi trovo molto molto bene. Disegna alla perfezione. Pulisco il pennello. Per pulire il pennello io vi consiglio le salviettine. Ci sono le salviettine di EMI, se no io uso le Trudy, le salviette detergenti. Li taglio in pezzettini, così poi prendo un pezzettino e non tutto grande. Un pezzettino e pulisco con quello. Non rovina i pennelli perché ho chiesto ad Amy e mi hanno detto di no. Se non ci, quindi se non avete le salviettine di Amy per pulire i pennelli potete pulire anche con quegli altri. Molto meglio che le soluzioni. La cosa migliore per disegnare e prendere un'immagine da internet e copiarla, così vedete bene dove ci sono le luci, le ombre, come è meglio fatto. Ok, pulisco il pennellino e prendo il rosa. Ok,
uno vicino all'altro. Potete polimerizzare un pochino per non andare uno sopra l'altro a mischiare colori, altrimenti ci state un po' più attenti per non sovrapporli. Ok? E ora prendo il bianco puro e faccio anche quelli bianchi. Ok, ecco qua. L'impasta non serve sigillarla, però la dovete mettere in lampada per almeno 2 minutini. Ora prendo il Spider Gel di Art Studio, color nero, il Donuts è bello anche così, perché comunque ci abbiamo dato la profondità e la luce. Però se volete metterci qualcosa in più, prendo il Spider Gel e vado a metterlo un po' così a cerchio, non sul Danus, ma accanto. Questo Spider Gel mi piace molto perché mentre lo lavori non è che si dissolve, si apre troppo, va bene così. Mentre quello che ho provato a prendere su AliExpress mi sono trovata male. E poi lo metto anche un pochino qua in fondo. Ok. Questo Spider Gel non deve essere sigillato, però ha la dispersione, quindi una volta polimerizzato andrà tolta la dispersione. Se il vostro invece deve essere sigillato, era meglio che lo mettevate subito prima di mettere in pasta, così lo sigillate con il top. Il mio non ne necessita, quindi lo metto in lampada per 2 minuti. Ok, nel frattempo vi mostro come mi stavo rovinando le unghiette, perché l'ho messo in lampada con alcune strisce di Spider Gel sopra le mie unghiette. Vi piace la mia nail art? Qua ho usato il Spider Gel di AliExpress e vedete che comunque non è tutto uniforme, ha fatto un po', si è disperso un po', si è aperto un po', come vi posso spiegare. Mentre questo qua mi sono trovata bene perché lo metto e lì rimane. Qua ho fatto questo gioiello qua, bellissimo. Ok, ha finito. Quindi andiamo a sgrassare. Solo il Spider Gel, vedete, rimane un po' di nero, però non necessita di sigillatura. Ecco fatto, questo è stato il Donuts così, questa variante molto molto bello. Che ne pensate? Vi piace? Ne farò degli altri. Per mostrarvi altri buoni pure con i morsi, molto bellini, oppure i piccolini. Ve li mostro qua. I piccolini e i morsicati. Quindi se il video vi è piaciuto mettete pollicini in su ed iscrivetevi al canale. Io vi saluto, un bacione a tutti, ciao!